Untersee. E trattenuta da parte del laterale svizzero, è inevitabile e automatica l'ammonizione. Saldo disciplinare per la Juventus Pisantino con i due esterni che sono stati ammoniti nel corso della gara, Untersee e Belfasti, che adesso non è più comunque in campo, per tacere ovviamente dell'espulsione per doppia ammonizione di Appelt. Tutti falli tattici, tra l'altro. Sì, tutti falli tattici, proprio perché, come dicevamo all'inizio, il Torino è molto bravo a ripartire e quindi loro in difficoltà per forza di cose devono fare il fallo tattico. Attenzione, dentro l'area riesce a liberarsi da Silva, non è in grado però di calciare. Panipinto ancora per Gatto, scende Gatto con l'intervento falloso su di lui di Silvestro. Dunque calcio di punizione per il Torino. Siamo al 34esimo, ormai quasi 35esimo del secondo tempo, ancora 10 minuti di gara più recupero. Torino che sta mantenendo la situazione di vantaggio creata al 52esimo da Vita. La Juventus che due minuti dopo si è ritrovata in 10 uomini per l'espulsione di Appelt per doppia ammonizione. Calcio di punizione dallo spigolo sinistro dell'area di rigore. Parte proprio da Silva, destro direttamente verso Branescu che allontana di pugni Milani. Poi Bui, ancora la rovesciata da parte di Diop, ha cercato una conclusione spettacolare ma dal risultato finale piuttosto improbabile. Sì, era molto difficile sinceramente, però apprezzabile il fatto di provare in queste situazioni, perché potrebbe anche capitarti che la colpisci bene, che fai gol, allora poi però comunque avrebbe potuto tenerla un po' di più la palla magari. Sottolineiamo sempre, è importante anche provare, anche sbagliando, ma è importante provare perché è provando che si migliora, soprattutto a questi livelli. Buono. Palla dentro, smorzata, riesce poi ad allontanare Chiosa da Silva. Tocco di da Silva, poi contrasto tra Guano e l'altro numero 5, Milani. Un problema per Milani, rimane a terra il capitano Granata. Fortunatamente nulla di grave, anche se l'impatto era stato veramente ad altissima velocità. Sì, si sono scontrati secondo me ginocchio contro ginocchio e ha avuto la peggio. Più dolore che sì, che però altro. È già in piedi, già. Mi piace tantissimo questo giocatore a me, poco appariscente ma sempre presente, sempre al posto giusto nel momento giusto. Il lancio di Gomis va di testa un Untersee in anticipo su Diop. Messa laterale per il Torino con molta calma. Inevitabilmente va Gatto, Panepinto, ancora per Gatto, poi da Silva, anticipato Panepinto, da Cipsa, lancio troppo lungo anche per uno scattista come Liviero. Isoardi per Gomis, lungo lancio di Gomis con l'intervento di da Silva, anche con la spalla. Liviero, Bui, Cipsa, ha giocato un'infinità di palloni Cipsa, magari non tutti in maniera lucida, in questo caso troppo lungo il pallone per Untersee. Si riparte con la rimessa in gioco per il Torino. Tre cambi effettuati dalla Juventus di Baroni, non ha più margine dunque per cambiare il tecnico bianconero. Un cambio in mano ancora ad Antonino Ast. Da Untersee su Guano, Cipsa, si portano avanti anche i centrali bianconeri. Vediamo che Liviero ormai è praticamente in maniera costante sulla linea del centrocampo. Da Cipsa per Untersee, ancora Cipsa, Guano, Rubin. Allarga Rubin verso Liviero, sul quale c'è l'intervento ancora una volta aggressivo ma regolare da parte di Milani. Poi Cipsa e il numero 10, numero 15 di Arà
si scontrano alla meglio Cipsa, che però si è fatto male facendo fallo praticamente. Sì, sì, si sono scontrati, ecco, rivediamo qui un attimo il replay. No, beh. Bel calcione. Sì, ha cercato di dare il calcio e si è fatto male lui. Dispiace, sì, che è un giocatore chiaramente molto importante per la Juventus, più in 10, non ha più cambi, quindi esatto, vediamo che non sia niente per loro. Torino molto raccolto, concede pochissimo, si sta comportando molto bene, le ripartenze, cerca di fare il migliore dei modi. In questo momento, insomma, senza fare discorsi particolari, però sta gestendo bene la partita. Andiamo da Gaia per cercare di capire magari se il tecnico Asta ha intenzione di sfruttare a breve il terzo cambio. Per il momento pare proprio di no, giusto appunto c'è Panepinto che si è fatto, si è messo del ghiaccio proprio sulla coscia perché ha un problemino, ha detto ho un problema, mi fa un po' male, mi tira un po' l'interno coscia, però comunque resisto, sto in campo, sto bene, quindi non ha chiesto il cambio, sebbene comunque Antonio Asta gli abbia chiesto con una certa costanza, insomma, che stesse bene. Ovviamente il risultato è importantissimo, quindi Panepinto continua a giocare, per il momento di terzi cambi non se ne parla. Farebbe comodo un quarto cambio alla Juventus probabilmente, perché Cipsa, lo vediamo proprio qua sotto, non è nelle migliori condizioni, vistosamente zoppicante. Juventus momentaneamente in 9 contro 11. Vediamo che Cipsa rimane a terra, così a occhio ci pare abbastanza complicata la situazione del centrocampista ghanese. Sì, vedevo il dottore che stava controllando il ginocchio addirittura. Il controllo di Hop, poi Bui. Juventus in questo momento addirittura in 9 uomini. Unterse, Padovan. Generosamente Padovan all'assalto di Gatto, commettendo fallo però sul centrocampista granata. Ricordo anche tutti i giocatori che al momento non sono entrati in campo nella Juventus: Sluga, Magnusson, Schiavone e Mattiello, aggregato dagli allievi. Nel Torino il secondo portiere Saracco, oltre a Sampo, Cinaglia, Fumana e Pinelli. Per uno di questi però dovrebbe esserci a breve un'opportunità di ingresso sul terreno di gioco, Pinelli in particolare. Attenzione intanto a Diarra sulla destra, Diarra che prova a spingere con Unterse che allontana, ancora per Isoardi. Il numero 8 Panepinto, Guano riesce a recuperare Gatto, il destro di Gatto che va sopra la traversa. Andiamo però da Gaia perché c'è un cambio in vista nel Torino. Esattamente, smentita all'istante, quindi uscirà con il numero 11 Diop che ha corso tantissimo, non ce la fa più, entra con il numero 18 Pinelli, la stessa staffetta che è effettuata proprio in Torino-Empoli di mercoledì. Nel frattempo continua a essere curato a bordo campo Cipsa, una Juventus dunque che ormai si avvia di fatto a chiudere in 9 uomini, già da 3 minuti buoni che Cipsa è a bordo campo, lo vediamo zoppicante, e purtroppo per Cipsa la partita finisce qui, probabilmente un colpo alla caviglia probabilmente. Vediamo, lo vedete anche voi, insomma, aiutato dallo staff medico, Cipsa che lascia dunque il terreno di gioco. Speriamo davvero non sia nulla di particolarmente grave, e sicuramente qualcosa di grosso, perché altrimenti sarebbe entrato in campo. Speriamo però che sia abbastanza limitato nel tempo. Ecco. Sì, io non ho visto bene l'infortunio, ripeto, prima mi sembrava di controllassero il ginocchio, però se fosse una caviglia, magari una distorsione, chiaramente fa male subito, poi i tempi di recupero li vedranno. Conferme arrivano sul fatto che si tratti evidentemente di un problema alla caviglia destra, mentre intanto c'è il cambio che ci aveva anticipato Gaia, con Pinelli che prende il posto di Diop. Terzo e ultimo cambio dunque per il Torino, un Torino che si trova a gestire nelle migliori condizioni possibili un vantaggio proprio con l'avanzata di Da Silva. Da Silva lo slalom, poi non riesce a concludere, ancora Panepinto, di nuovo Da Silva, prova con il sinistro e la palla che termina fuori.
è stato bravissimo in questa situazione a cercare il palo lontano, forse prima avrebbe potuto metterlo in mezzo perché c'era un suo compagno in mezzo all'area da solo, però insomma lui è entrato dopo, tanto da spendere generosità, quindi sicuramente. Da Guano per Unterse, c'è spazio per Unterse, trattenuta per Gatto che entra nel taccuino dell'arbitro come ammonito, primo ammonito nella formazione granata. Ci avviciniamo a grandi passi al 90esimo, attendiamo anche la comunicazione del tempo di recupero. Guano. Da Guano per Bui, saranno 4 i minuti di recupero. Da Guano per Unterse. Spazio per De Silvestro dentro l'area, Padovan cerca di avventarsi sul pallone con Chiusa che lo costringe al calcio d'angolo. Tiro dalla bandierina per la Juventus, l'ottavo della partita per la squadra di Marco Baroni. È pronto Bui con il suo mancino, tutta la Juventus praticamente dentro l'area del Torino con la palla che termina in rete, il pareggio della Juventus, pareggio che viene annullato, il fallo evidentemente di De Silvestro su Gomis in uscita, pareggio annullato per la Juventus. Sì, probabilmente carica sul portiere, fallo sul portiere, lo ricordiamo. Io personalmente non fischierei mai questi falli, perché un portiere lì deve farsi il suo, la palla, poi oltretutto De Silvestro è molto più piccolo rispetto a Gomis. Assolutamente, credo che sia stato espulso Baroni, mi sembra. Adesso ci facciamo raccontare da Gaia, vediamo che Baroni sta prendendo la via degli spogliatoi, effettivamente contando anche la differenza di taglia che c'è ed è evidente tra De Silvestro e Gomis, decisione che lascia un pochino perplessi. Andiamo però da Gaia. Sì, confermo, espulso Marco Baroni che insomma si è rivolto in maniera un po' così agitata nei confronti dell'arbitro. Abbiamo capito. Ecco, capita anche la mia difficoltà, sì, esatto. Però ecco, diciamo che quindi ovviamente se l'è presa parecchio insomma per il gol annullato. Benissimo, un Torino che ci prova con Pinelli. Da Pinelli per Diarra dentro l'area, attenzione. Con il calcio di punizione dal limite per il Torino. Calcio di punizione dal limite per il Torino per il fallo subito da Boubacaré Diarra. Partita che si sta ovviamente infiammando. È stato un derby, tutto sommato possiamo dirlo, abbastanza tranquillo, anche se ovviamente la consapevolezza della posta in palio e il fatto che adesso manchi davvero pochissimo e la partita, nonostante il fatto che si giochi in 11 contro 9 comunque sia in bilico, perché la Juventus pochi istanti fa è andata a un passo dal pareggio, rende davvero molto molto incandescente questo finale di gara. Sul pallone c'è Da Silva, parte Da Silva, cerca sul primo palo l'attenzione di Branescu che riesce a sventare possibile 2-0.